non solo allenamenti, non solo gare, non solo importanti risultati, non solo l'amore per il podismo, o meglio, non solo dal punto di vista agonistico, ma anche e soprattutto organizzativo. Domenica 7 luglio la Delta Spedizioni organizza un'importante manifestazione. Luisa Mirena, ci racconti qualcosa a proposito del grande impegno che avete messo in questo importante evento? Delta Spedizioni organizza questa competizione, marcia per i Straseti di Voyer, poi ad agosto organizzerà la marcia di San Rocco, che sono due competizioni che fanno parte del Grand Prix delle Due Valli. Sono un gruppo di 18 gare che si svolgono nelle due valli, Valpolcevera e Valle Scrivia. È anche un modo per far conoscere il nostro entroterra. Ci sono gare su strada e gare anche su sterrate di trail che permettono anche a molti di conoscere vari percorsi, sentieri, paesaggi del nostro territorio. Domenica 7 luglio, come si potrà fare per partecipare? Qual è il programma, qual è il percorso? Dacci ancora qualche informazione. Il 7 luglio offriamo una gara per tutti. Ci sarà a Valle Regia di Serra Ricò, con partenza alle ore 9, la gara competitiva. Bisogna iscriversi su Chrono Run. Abbiamo un bellissimo pacco gara offerto dalla Stemmerpass, trofie e pesto, a cui aggiungiamo un buono delle focaccette di Voyer preparato dalle nostre signore per tutti i partecipanti. Poi ci sarà naturalmente anche un ricco ristoro finale con focacce, torte, dolci e salate di nostra produzione, quindi mi metterò a cucinare venerdì e sabato io con mio marito e i vari ragazzi. Dopo la competizione partiranno i camminatori su un bel percorso panoramico di 4,5 km e alle 9:15 c'è la gara dei bambini da 0 a 15 anni, ci saranno la coppe per i primi tre maschi e le prime tre femmine, una medaglia per tutti i partecipanti, il ristoro finale. Mi farebbe piacere descrivere un po' il percorso, perché nelle passate edizioni era un po' criticata questa gara perché effettivamente il percorso era abbastanza complicato ed impervio. Volevo dire che abbiamo scelto un nuovo percorso che è molto più semplice, si parte, ci sarà un paio di chilometri in salita con un buon sentiero ben percorribile, dopo il secondo chilometro ci sono tratti asfaltati e sterrati dove c'è sterrato carabile, quindi pianeggianti, si fa un giro di boa con un sentiero in salita, poi c'è di nuovo un percorso sull'alta via con un sentiero pianeggiante in mezzo a due prati dove una parte abbiamo la Valle Scrivia e dall'altra abbiamo la Valpolcevera, quindi questa gara ci sta a pennello nel Grand Prix delle Due Valli. L'unico tratto pericoloso, tipo trail, sono 250 metri di discesa. L'unica discesa sterrata, il resto, poi un po' di asfalto in discesa, un altro percorso pianeggiante nel bosco, un po' di discesa e si arriva. E speriamo rimangano tutti soddisfatti, abbiamo dei bei premi, abbiamo dei buoni sponsor. Quindi come Delta Spedizioni e come il gruppo diamo tutti una mano, chi va a pulire il percorso, chi si occupa delle iscrizioni, un po' anche con l'aiuto della parrocchia, a cui devolviamo tutto l'incasso. Noi, come Delta, le nostre due marce, devolviamo nelle parrocchie l'incasso delle manifestazioni.